lo sconforto di quel cittadino che stasera o stasera non c'è più alla fine. È andato sul sito e ha sentito i nostri interventi. Immagino lo sconforto di quei cittadini che lo hanno fatto in questi 24 mesi. Immagino che la necessità di comunicare ai cittadini un messaggio chiaro oggi più che mai diventa un dovere di chi rappresenta questa istituzione. Chi mi ha preceduto ha fatto già abbondanti valutazioni politiche e tecnico-giuridiche, ma mi permetto con umiltà di evidenziare alcuni passaggi che sono secondo me importanti e fondamentali in questa seduta, dalle lettere inviate dal pubblico consigliere comunale alle dichiarazioni rese in questo. Io vengo molto accusato di avere un feeling con particolare con il consigliere, feeling che confermo, perché bisogna essere bravi a difendere ciò in cui si crede e quindi la legalità, ma se si è un buon avvocato bisogna saper difendere anche l'indipendente. E in fondo in questo il consigliere Maurizio Paccio applaudito, e in questo il fatto che lui abbia lasciato l'aula mi rende un intervento molto di un interlocutore importante al quale volevo appunto attribuire l'onore e il merito di chi riesce a difendere l'indipendibile. Perché quando mi si dice che non esiste in uno degli ultimi lettere una norma che stabilisca o che preveda la possibilità per il consigliere comunale di votare un candidato o di partecipare ad una votazione dove viene coinvolto un candidato che è un parente diretto del consigliere fino al quarto grado, il professore Maurizio Prete ma sa di mentire, perché conosce bene il più volte citato articolo 78 comma secondo del testo unico, ma conosce ancora meglio perché lo ha, come aveva giustamente ricordato il consigliere Boiano, lo ha anche perseguito quando ad oggetto vi era l'elezione del difensore civico, che è illegittima una delibera, dopo leggere testualmente come stabilisce il Consiglio di Stato dell'anno 2006, è illegittima una delibera che venga effettuata, quindi per violazione dell'articolo 79, che impone agli amministratori l'astensione dalla discussione e dalla votazione di delibere. Ma grazie anche all'opera della raccolta effettuata da miei autorevoli colleghi, questa giurisprudenza è ancora più precisa ed esplicita nel Consiglio di Stato numero 70-50, nel quale si precisa che concetto di interesse del consigliere alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto, di contrasto, di situazioni personali verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuente all'adozione di una delibera. Se è chiaro come è chiaro il quadro normativo e giurisprudenziale, evidentemente sfugge a chi ne ha l'interesse, e qua mi riferisco
all'intervento in consiglio del principale, mi si passi l'espressione, imputato di questa che ha reso illegittima quella delibera, ovvero il consigliere Pasquale Pugliese, quando per cercare di difendere l'indifendibile, difendere l'indifendibile, cosa ci dice? Guardate che da questi 24 mesi state facendo cose illegittime, perché dentro la giunta ci stanno fratelli, sorelle, questo è vero, è un fatto stigmatizzabile, chi parla l'ha fatto da primo giorno, e non ricordo che Pasquale Pugliese, difensore dei giovani, quindi anche mio, perché mi ha citato, mi ringrazio, ma io rinuncio a darmi un danno su questo. Non ricordo che nulla abbia detto, ma nulla c'entra con una camera eletta dal Consiglio. La giunta è nominata dal sindaco, che è una cosa diversa. Qua parliamo di cariche elette dal Consiglio. E vedete, questo ha un effetto, anche se ci fosse stato il buono necessario per votare, può strutturare che in ogni caso, come già stigmatizzato dal precedente colleghi, non. E poi, quello che un tempo